Domani la manifestazione contro il debito. Molto importante. Contro il debito ingiusto che questa città non ha mai contratto, un debito contratto uno nel terremoto dallo Stato attraverso il commissario terremoto, l'altro sempre dallo Stato con l'emergenza rifiuti. Questa città ha già pagato tanto, sta facendo la sua parte, ce lo riconoscono tutti, non possiamo pagare pure le colpe degli altri, altrimenti tutto questo graverà sulla quotidianità della vita dei napoletani e delle tante persone che stanno nella nostra città. Ed è per questo che la gente deve essere consapevole della partita che si sta giocando, devono essere informati e sono convinto che in una democrazia, quando il popolo lotta insieme ai propri rappresentanti, si è più forti e l'obiettivo da raggiungere è più vicino. Ed è per questo che domani mattina ci sarà questa importante manifestazione qui davanti piazza Palazzo San Giacomo a Piazza Municipio. Sindaco, molte adesioni anche dal mondo della cultura, degli intellettuali, mentre invece una parte della politica sembra divisa. Vuoi rinnovare un appello all'unità oppure alla fine poi il dato è tratto e domani chi vuole venire viene poi? No, sono molto d'accordo sul rinnovare l'invito all'appello all'unità popolare. Io voglio essere veramente molto chiaro, ormai ci conosciamo da 7 anni, questa non è una manifestazione del sindaco, non è una manifestazione a difesa del sindaco di Napoli, non è una manifestazione a difesa di una maggioranza, è davvero una manifestazione in cui tutta la città di Napoli dice no a un debito che non appartiene, che nessun napoletano ha mai contratto, fino anche i nostri oppositori che hanno fatto altre cose negative nel passato, ma questo è un debito dello Stato e dei commissariamenti. Se non si vince questa battaglia, il prezzo che pagheranno i napoletani è altissimo, non il sindaco come dice qualcuno, perché io comunque farò il sindaco fino al 2021, ma trovo profondamente ingiusto che i napoletani tutti, da quelli che mi hanno votato a quelli che non mi hanno votato e che magari non mi voteranno mai, questa è una lotta che dobbiamo fare insieme. E siccome l'esperienza napoletana ha una sua caratteristica, che noi abbiamo sempre informato i cittadini, siamo sempre stati tra la gente nei momenti di festa e nei momenti del dolore, io ho trovato molto giusto informare i napoletani di quello che sta accadendo, di quello che è accaduto nei giorni prima di Pasqua per approvare il bilancio, delle fatiche titaniche che stiamo mettendo in campo, perché credo, non a chiacchiere, ma lo credo in modo convinto nel cuore e nell'animo e nel mio ragionamento politico, che il popolo ha una sua forza. Quindi questa lotta per Napoli io comunque la farò, non è che, come dire, se non c'è la manifestazione o se la manifestazione va male la lotta si interrompe, ma non c'è dubbio che se a lottare insieme a noi c'è la città unita, la vittoria è più facile, più immediata e più rapida, perché come noi diciamo che le elezioni hanno un valore, noi riteniamo che in democrazia non esiste solo il voto, ma esiste anche la partecipazione popolare quotidiana. E secondo me è una bella cosa che in questi 7 anni tante volte i napoletani sono stati informati, hanno partecipato, hanno espresso le loro opinioni. Adesso io quindi condivido questa parte della sua domanda dove dice lei che cosa vuole fare, polemiche con chi si è sfilato o fare un appello all'unità. Io preferisco fare un appello all'unità e le dico una cosa di più, secondo me sarebbe un bel gesto di onestà intellettuale, non voglio sembrare troppo utopistico in questo mio ragionamento o troppo sognatore, però anche perché i sogni sono altri almeno nella mia vita, ma che anche chi in questi giorni si sta affannando, come dire, per fare una lotta personale contro la città, se venisse in piazza domani e poi dal minuto dopo della piazza facesse tutti distinguo nei confronti del sindaco, del quale non può condividere pure nulla, ma tutti, ve lo assicuro, tutti, non ne ho trovato uno, compreso quelli che ci stanno contestando, che ci dicono che non è giusta questa battaglia sul debito ingiusto. Quindi se è giusta la battaglia sul debito ingiusto, è giusto manifestare nelle forme che ognuno ritiene. In piazza sarebbe straordinario, ma anche con un sostegno, almeno a questa battaglia sulla città, uniamoci tutti e io sarei il primo poi a darne atto, perché sono una persona intellettualmente onesta. Signor, due ultime cose. Come ci no? Sta un signore che di mestiere fa il Premier che ha condiviso la questione del debito, perché ha riconosciuto che il debito è dello Stato e quindi il Comune ha responsabilità limitate, almeno per il 77% loro, quindi ammettono la cosa. Se ci sono novità su questo fronte, e appunto domani sul palco tu parlerai, siamo curiosi di sapere se saliranno su questo palco anche le rappresentanze di quelli che tu giustamente definisci popolo. Allora, il debito è dello Stato,
se siamo arrivati a un accordo, che però ancora non si è formalizzato, sul 77%, è perché non vi sfugge che noi abbiamo dovuto in qualche modo fare anche una transazione durante questo periodo, che altrimenti secondo voi come saremmo arrivati a vivere nonostante il debito, la sanzione sul debito, gli interessi sul debito, il pignoramento del debito? Per superare il pignoramento abbiamo dovuto chiedere l'anticipazione al tesoreriere su cui abbiamo pagato gli interessi. Insomma, noi siamo sotto usura di Stato. Questo è un termine, cioè, non è proprio una cosa leggera quella che sto dicendo. E quindi di fronte a questo io anche l'altro giorno ho chiamato il Presidente Gentiloni, perché il Presidente Gentiloni è persona leale, è persona corretta, finora quando ha detto una cosa l'ha fatta, e io ho anche detto però, caro Presidente, siccome siamo ormai d'accordo, no, lo diceva anche lei nella domanda, il tempo non è una variabile indipendente, perché se non ci sbloccano le casse noi soldi non ne abbiamo. Ma non ne abbiamo non per incapacità nostra, non ne abbiamo perché quelli sono i soldi del Comune di Napoli e noi vorremmo spendere per far vivere nel modo migliore possibile la comunità che già ha tante sofferenze nella nostra città e che non si merita queste altre sofferenze. Quindi io sono fiducioso perché il Presidente mi ha assicurato e sta lavorando per chiudere in queste ore da un punto di vista formale. La seconda cosa, domani la nostra intenzione è quella di fare una mattinata ricca, piena, con interventi numerosi e brevi, in modo che insomma oggi stileremo un pochino un programma di interventi, ma almeno la mia idea sarebbe quella di far intervenire rappresentanti un po' di tutte le articolazioni della nostra città, studenti, insegnanti, lavoratori, disoccupati, consiglieri, amministratori. Io dovrei chiudere la manifestazione, che credo sarà aperta dall'assessore Panini, che in quanto assessore al bilancio illustrerà i termini della questione. Quindi è anche una manifestazione bella perché è di informazione, come dire. Chi magari finora ci ha capito poco, venire domani significa anche avere qualche elemento in più, perché il tema è sicuramente tecnico. Quindi io devo dire complessivamente sono contento, perché la prima manifestazione in Italia dal dopoguerra, quindi da quando c'è la Repubblica, di una città che si ribella al debito ingiusto. Questo fa di Napoli ancora una volta un'anomalia positiva, perché insieme a noi stanno centinaia di sindaci e centinaia di comunità territoriali che in questi giorni ho sentito e che apprezzano molto il fatto che Napoli si è caricata questa lotta, perché nella nostra situazione, seppur con forme diverse e contenuti diversi, stanno tanti territori, soprattutto del sud, ma non solo del sud. E quindi è un messaggio forte che noi consegniamo anche al Parlamento che si è appena insediato e al governo che verrà, se verrà. E quindi questo è sicuramente il messaggio forte, ed è per questo che credo che dopo la manifestazione di sabato, mi auguro con un mandato popolare forte, quindi con tanta gente di quantità e qualità, noi ci recheremo con una delegazione mista, quindi il sindaco, amministratori, consiglieri e rappresentanti del popolo, e questa è un'altra novità importante, e chiederemo, sicuramente il primo a cui vorrei incontrare il Presidente della Repubblica, il quale si è mostrato sempre persona sensibile e attenta per i bisogni dei cittadini e devo dire anche per le sofferenze e le bellezze di questa città. Poi ai presidenti dei rami del Parlamento, e in particolare non posso che rivolgermi al Presidente della Camera in quanto napoletano, in quanto persona eletta con uno straordinario consenso a Napoli e so essere persona sensibile e attenta alla nostra città. Ho avuto anche modo di incrociarlo qualche giorno fa per caso nella festa del Borgo Mare Chiaro a Napoli. Poi sicuramente i gruppi parlamentari, e chiudo, noi auspichiamo molto una posizione diversa rispetto a chi li ha preceduti nel corso degli anni del Movimento 5 Stelle. Cioè, io dico questo, chi è in buona fede e soprattutto chi vuole rappresentare il cambiamento non può che sostenere questa battaglia, che è sì oggi per Napoli, ma è una battaglia per il Paese, per unire l'Italia maggiormente, per unirla sui bisogni, sui diritti e sulle sofferenze e anche i sogni dei tanti abitanti del nostro paese. E non c'è bisogno di una legge speciale su Napoli, c'è bisogno di una legge che tenga conto delle situazioni ingiuste che in particolare ci sono a Napoli, ma non solo a Napoli. Lo Stato ha le risorse economiche per poter intervenire anche dopo domani. Quindi noi porteremo leggi, cioè leggi, attenzione, proposte di legge, proposte di norme, proposte di provvedimenti e di interventi. Quindi a quel punto avremo un quadro talmente chiaro
che o è bianco o è nero e che non c'entra niente col bianco nero, cioè o è bianco o è nero e nessuno si potrà mettere in mezzo, sarà una di quelle battaglie che o si sostengono e allora io sarò il primo da sindaco di Napoli a riconoscerlo per tutta la vita. Chi invece non lo fa si schiera dall'altra parte, alcuni in questi giorni lo stanno anche facendo, che si schierano dall'altra parte, e quella è una partita contro Napoli e contro i napoletani. Sindaco, no, le volevo chiedere come reputa un PD che comunque è in crisi a livello nazionale e continua a contrapporsi a lei? Ma io non parlerei di PD, posso essere sincero, perché poco fa Roano mi faceva una domanda sul rapporto col presidente Gentiloni, che chiaramente è il presidente del Consiglio, non voglio distinguere, però cioè la maggioranza fondante del governo è il Partito Democratico. Devo registrare e devo essere sincero, mi fa molto piacere. Ieri ho lavorato come sempre tutta la giornata, però non mi è sfuggito di leggere il comunicato di alcuni consiglieri comunali del Partito Democratico, che ho fortemente apprezzato, devo essere sincero, per lo stile e per la correttezza istituzionale, così come ho letto una posizione del consigliere regionale Gianluca Daniele. Quindi io non mi scaglio contro il Partito Democratico, sia ben chiaro, io non faccio parte del Partito Democratico, il Partito Democratico non mi ha mai fatto sconti, il Partito Democratico è stato pesantemente sconfitto dalle elezioni, poi c'è chi all'interno del Partito Democratico evidentemente vuole cambiare il modo di far politica, vuole dialogare maggiormente, vuole anche prendere atto che evidentemente quel modo di fare politica del rancore non premia, e c'è chi invece, che ha come dire, una grande lungimiranza politica, che si mette a fare un'iniziativa insieme, Fratelli d'Italia, Canta la Messa, ex MSI, oggi ispirato sulle vie di Damasco dalla Lega, e Valeria Valente, auguri, che vi devo dire. Però io faccio un appello affinché anche loro possano, come dire, avere un momento di lucidità politica, venire a manifestare insieme a noi. Invece quella è sicuramente una fotografia che credo non è condivisa dalla maggioranza del Partito Democratico. Guardi, sinceramente, da quello che vedo e ascolto, io mi auguro davvero, ne sarei fortemente felice, se anche esponenti del PD, ma soprattutto il popolo che ancora ha votato e che vorrebbe continuare a votare Partito Democratico, si unisca non con il sindaco, si unisca con la città che io rappresento, può piacere o non può piacere, io sto facendo un appello a difesa della città e di tutti i napoletani, io la mia battaglia politica a prescindere la faccio comunque come Luigi De Magistris, questo si dovrebbe capire e alcuni non capiscono perché non hanno proprio idea che cos'è il senso delle istituzioni.